Già, perché dietro la fuga di notizie ci sono anche persone che in qualche modo le fanno uscire e poi rischiano tantissimo in proprio. Mauro Merosi. Secondo le ultime notizie, Julian Assange si candiderà al Senato australiano nelle elezioni del prossimo settembre. Se vincerà avrà l'immunità parlamentare, ma non è certo che in questo caso possa lasciare l'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dove si è rifugiato 10 mesi fa. Per avere l'immunità, infatti, dovrebbe andare prima a giurare in Australia, ma fuori dall'ambasciata lo aspettano decine di poliziotti pronti ad arrestarlo e a rispedirlo in Svezia, dove è accusato di violenza sessuale. Insomma, nessuna via d'uscita gli si prospetta per ora. E intanto i mesi passano e la sua vita, che fu quella di un diavolo perturbatore, capace di rendere furiosi gli Stati Uniti con la pubblicazione di valanghe di file segreti, è ora quella di un uomo a cui mancano solo le sbarre per sentirsi in carcere. Quanto all'altro diavolo, colui che trafugò i documenti segreti e li passò ad Assange, è anche lui prigioniero. Il soldato Bradley Manning ormai ha già trascorso 3 dei suoi 25 anni di età in prigione, in attesa di un processo che ancora non comincia. Lo accusano di aver favorito Al-Qaeda passando a WikiLeaks i file ai quali aveva avuto accesso durante il suo lavoro nell'intelligence americana in Iraq. Nelle udienze preliminari ha ammesso di essere stato lui la talpa, ma ha spiegato di aver agito in stato di shock dopo aver assistito al filmato che ormai tutto il mondo conosce, quello in cui un elicottero americano mitraglia prima un gruppo di giornalisti della Reuters e poi un furgoncino con dei bambini dentro. Manning ha detto che voleva far conoscere queste cose all'opinione pubblica. Lui e Assange indubbiamente sono eroi della libera informazione, ma di certo non avevano previsto che il prezzo dell'eroismo sarebbe stato la distruzione delle loro vite, ridotte in un limbo dal quale potrebbero non uscire mai.